Sei tornato a segnare dopo 2 anni, è quasi la fine di un digiuno importante, quasi di un incubo per te, non credi? Sì, diciamo che speriamo di non aspettare altri 2 anni per vedere un altro, perché no, è stato bello, sì, ho avuto tante occasioni fino adesso, sono stati bravi altri portieri, alcuni me li sono mangiati, però oggi è andata bene, ma è merito di tutti, perché quando ognuno svolge nel migliore dei modi il proprio ruolo, arrivi sempre alla conclusione, sia noi, sia gli attaccanti, sia noi centrocampisti, ed è anche per questo che stiamo andando a segno io, Viero, Cucurullo, tanti centrocampisti, ma anche per il merito, anche grazie agli attaccanti che si muovono bene e lasciano spazi a noi per calciare. Ma diciamo che abbiamo fatto anche grandi prestazioni le prime partite, perché le prime 6-7 partite, fino ad arrivare al primo tempo di Grosseto, fino al primo tempo di Grosseto, avevamo fatto sempre delle grandi prestazioni, solo che non arrivavano come dovevano arrivare i risultati. Fortunatamente oggi abbiamo dato continuità alla prestazione di mercoledì, che era venuta una grande prestazione nel derby, abbiamo dato continuità e oggi con una grande prestazione siamo stati bravi a portare a casa anche il risultato. E alla fine è Ma la tu hai cosa. avuto esperienze con rose anche di giocatori più esperti, molto più esperti di questi. Ti chiedo se riusciremo anche con questo manipolo di ragazzi, di giovani, a gestire meglio le partite, perché è difficile far rientrare una squadra in gara, seppur per qualche minuto, sul 3-0. Sul 3-0 forse la partita va addormentata, no? È una questione di esperienza o c'è ancora qualcosa da migliorare, secondo te? Sicuramente non possiamo prendere gol e non dobbiamo, quando facciamo queste prestazioni, siamo su 3-0, non dobbiamo fare rinascere squadre che sembrano morte. Giustamente è vero quello che dici tu, però diciamo che pure il rigore, pure l'arbitro, cioè, ha fatto rinascere un po', perché secondo me il rigore non c'è, cioè, non c'è proprio. Poi mi sa che la palla è pure uscita sul cross. Poi, questo è quello che dicono e vediamo dal campo, però. Dobbiamo essere più bravi noi a stare molto più concentrati su 3-0 per non fare, come dici tu, rinascere squadre che sono spacciate, morte. Sì, era importante, i 3 punti sono sempre importanti ed era importante, come dicevo prima, soprattutto la prestazione, perché venivamo da una brutta partita con Montevarchi e dovevamo far capire che era capitata per caso, che ci può anche stare in un campionato, e quindi dovevamo dare continuità alla partita che avevamo fatto contro Pescara, e si è stati bravi a confermare la prestazione e a portare a casa il risultato, e quindi questo ci porta ad arrivare nel migliore dei modi al derby di nuovo in campionato. Noi li sentiamo sempre e li ringraziamo tutti, non solo quelli della curva, ma tutto lo stadio, perché li sentiamo e ci supportano sempre, e quindi dobbiamo solo ringraziarli. In questi 2 anni non si è mai visto, però quando faccio gol vado sempre verso la panchina. Oggi sono andato verso la panchina, ma in particolare vado sempre alla panchina. Quando faccio gol vado sempre verso la panchina, perché ci sono giocatori che non giocano, che soffrono come ho sofferto io l'anno scorso parecchie volte, e quindi è giusto andare da loro, perché so che ci tengono. Poi in particolare sono andato pure da Mister, mi ha detto che di far gol, che tra virgolette io ho rotto i coglioni, non facevo mai gol, quindi sono andato da lui.